pandemia e credo ci ha dato, dell'importanza in questo congresso, come forse mai prima, almeno in questi ultimi anni, di tenerlo vivo. Di tenerlo vivo ovviamente con la necessità delle trasformazioni in termini di comunicazione, di strumenti. Avrei voluto parlare di tutto questo, ma non lo farò. E non lo farò perché ieri c'è stato l'intervento di un compagno, Marco Maria Freddi, che mi ha fatto necessariamente deviare l'idea che avevo appunto di intervento. Io ho conosciuto Marco 3 anni fa a Parma, mi trovavo lì perché con i compagni di Parma stavamo iniziando, cosa che poi abbiamo anche proseguito anche con qualche successo, delle iniziative, soprattutto online, sulla questione dei cosiddetti privilegi sotto innumerevoli aspetti, come ben sappiamo, del Vaticano. Marco, quando lo conobbi quella sera di 3 anni fa, era, posso dire, appena un simpatizzante, conosceva bene la storia, simpatizzava per il movimento radicale. Ho visto Marco poi, nelle settimane, nei mesi, negli anni successivi, creare da nulla un'associazione locale, Radicali Parma. L'ho visto affrontare con passione tutte le sfide, inizialmente quelle locali, anche alle quali probabilmente non era preparato, ma che ha saputo affrontare imparando gli strumenti della non violenza, gli strumenti della disobbedienza civile, dei tavolini, della strada. L'ho visto poi intervenire nei congressi, l'ho visto poi candidarsi al Comitato Nazionale e lì portare con passione iniziative, istanze, proposte. Ieri Marco, in un minuto e mezzo, che devo dire è stato abbastanza intenso, ricco, pregnante, ci ha detto: cari compagni, io oggi non reggo più tutto questo, adesso non reggo più, ho bisogno un attimo di pensare, poi è ancora qui, quindi è chiaro che non si tratta di rottura, non si tratta di abbandono, mi devo fermare un attimo a pensare. Ed è per questo che allora questo mio intervento, che si concluderà di a breve, vuole essere prima di tutto un appello a Marco Bagnello, un appello a Rita Bernardini, a Walter Vecellio, Marco Bettani, ai firmatari di questa lettera che ci è giunta qualche giorno fa, a interrompere, sono consapevole delle parole che sto per dire, a interrompere questa operazione di annullamento di una storia. Viene considerato il nulla in termini tecnici e in termini
termini politici, perché lo si vuole? Perché lo si vuole? Io non lo so, non lo capisco e non l'ho ancora sentito. E infine chiudo chiedendo a Marco Pannella e a questi compagni di chiedere scusa a questo congresso.